voglio parlarvi di una storia che vi ho anticipato prima. È una storia molto bella, è una storia di un incontro, possiamo definirla così, che viene fatto da un uomo. Era all'incirca il 2007, quando quest'uomo parte per l'Africa e da lì si apre un mondo bello e inaspettato. Papà Gambino. Ciao Papà Gambino, da quanti anni è che intervieni in missioni? Ormai sono 14 anni e 22 interventi in missione fra Camerun, Congo, Costa d'Avorio, Tanzania, Uganda, Kenya e anche Nord Africa durante la primavera araba nel 2011. Salvatore Gambino, meglio conosciuto come Papà Gambino, da anni ha intrapreso un progetto per portare aiuti alle popolazioni dell'Africa. L'avventura di Papà Gambino inizia nel 2008 con l'associazione ATUBA, associazione Tuluile Bantu, che in lingua Chiluba significa a difesa dei diritti umani. Ho saputo dei tuoi interventi in scuole, università, maternità, dispensari. Vuoi dirmi qualcosa in più tu? È iniziato tutto così per caso, da un'adozione a distanza. E poi intervenendo direttamente nelle varie missioni mi sono ritrovato in dispensari che erano chiusi di notte, dove vedevo che la gente non partoriva, la gente soffriva, purtroppo anche morti di vari bambini, adulti. E quindi sono intervenuto nei dispensari coprendo H24. Scuole che c'erano e si fermavano solo alla primaria, non andavano avanti con la secondaria e poi sono andati secondaria, professionale. Ho avuto la possibilità di partecipare e contribuire alla realizzazione di 3 facoltà universitarie in pieno Centro Africa. E tanti piccoli interventi nella maternità con dei materassi importanti e soprattutto farmaci. Ultimo per finire è stato un pozzo realizzato con un'associazione amica, ci siamo scambiati alcune cortesie. Nel corso degli anni in missione ci sono stati dei rischi, quali sono stati se ci sono stati e quali possono essere per chi decide di partire? Al di là della profilassi per la malaria, perché non ci sono vaccini, i vaccini vanno fatti tutti, anche se serve un buon marsupio carico di fede, perché quando sei lì ti devi mettere nelle mani di altro, il buon Dio, energie, chiamale come vuoi. Io 3 volte ho rischiato di fare una brutta fine, soprattutto in Camerun, nel paese vicino, ma sempre mi sono salvato grazie a figure dell'aldilà, che mi sono sentito molto vicino. Per vari motivi hanno provato a fare la festa su di me, ma il Signore mi ha sempre tirato fuori da queste situazioni. E Salvo, come mai ti ha incuriosito la mia canzone Il cuore si scioglie, l'amore gocciola? Io parlo di molte cose, parlo anche di distopia non voluta. La tua canzone indirettamente mi ha lasciato il segno sulla falsa utopia. Sulla falsa utopia che gira nelle grossissime realtà internazionali che camuffano purtroppo l'interesse economico. Sto imparando a danzare, sto imparando a volare.